giorni del 2016 inizia questa sciagura amministrativa in virtù di arrivi e di concorsi e di quant'altro per la selezione del personale. Quindi il tema oggi andava trattato, va portata a conoscenza la città di quello che accade. Purtroppo siamo molto molto limitati nel poter esprimere all'interno di quest'aula, perché anche la stessa riapertura ben venga di questa selezione è esattamente il motivo per il quale dice sbrighiamoci, perché così non avremo più nulla da discutere, perché esattamente il tema della discussione ormai è superato. E caro sindaco, io non faccio riferimenti a nessuno, mi riferisco soltanto a lei, perché lei è il capo di questa amministrazione. La finisca di fare la vittima, perché lei non è vittima assolutamente di niente. Dia delle risposte alla città, perché è necessario, al di là dell'inaugurazione della Casa Dio, che ben venga, che arrivi, ma che la finiamo con queste bandiere gialle, che in questa città ormai non ci sono più colori, a quanto pare, vista questa alternanza di colori che vanno e vengono di settimana in settimana. Prenda una decisione e incominci un attimino a essere più responsabile per quella che è l'attività amministrativa. Lei non è facile che capisca, sì, no, normale. Consigliere. Se vuole parlo piano, così capisce meglio. Concludo, l'incredibilità molto probabilmente la dovrebbe avere qualcun altro, l'incredibilità di chi fa lezioni morali in quest'aula. Non hai rispetto per nessuno, la cara. Ma tu non hai rispetto manco per te stesso. Consigliere Manfredi. La moralità Manfredi. Da te proprio non me la devo aspettare. Assolutamente no. Consigliere non Manfredi. Non parli sottovoce, dica le cose. Consigliere Manfredi e consigliere Lagale. Lei può stare, io non sono arrabbiato di nulla. Ma io lo so. Consigliere che lei non deve far parlare. Lei non risponda. Lei non risponda. Concluda. Concluda. Siete all'esasperazione. Non sei con tutti voi, Cerpino. Cosa gridi? Concluda. Ma cosa gridi? Concluda. Poi glielo dice dove deve stare il consigliere Lacan. Visto che è così educato, poi glielo dice. Allora, concluda sul punto all'ordine del giorno. Concludo il mio intervento. Faccia la persona seria. Consigliere Lacan, per cortesia. La moralità a tutti. La volta scorsa la moralità. Avete finito? La finisca! La finisca! La finisca! Vado a raccontare la storia. Allora, io concludo esattamente dicendo che questo tema era importante discuterlo, ma probabilmente è venuto meno anche quella che era un po' l'azione di questa mozione. Ben venga comunque quanto riferito in aula, vogliamo sapere chi sono i responsabili di questa procedura. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? È inequiparabile. Questo è l'errore. Lei ha parlato di illegalità ed è agli atti. Lei ha detto che ha parlato di illegalità. Mi spieghi un attimo, rispetto ad una commissione che ha solo ritenuto in quel momento che la procedura di mobilità andasse verso l'acquisizione e l'inserimento in pianto organico di una figura che era quella che l'amministrazione aveva manifestato legittimamente di voler inserire in pianto organico, perché noi sprovvisti, qual è l'errore, qual è l'illegalità? Ci può essere stato una leggerezza nell'interpretazione, non hanno attenzionato il reale titolo, avrebbero dovuto chiedere, fermarsi un attimo, chiamare al Politecnico di Bari e dire se la laurea in ingegneria con indirizzo XYZ dell'ingegnere Tedeschi fosse assimilabile o meno a quella di un architetto. Questo sì.
ma non consento a nessuno di dire che noi siamo delle persone incapaci. Abbiamo portato a Ceglie non meno di 30 persone, tutte con le procedure. Non sapete ancora oggi qual è l'iter che si segue. Nessuno di voi si è reso conto che in questo momento sono in concomitanza tre procedure in essere. I tempi che bisogna attendere per una pubblicazione, caro dottor Zullo, lo sanno sulla Gazzetta Ufficiale. Quante volte? Mi faccio concludere. Ma dove si concretizza il fatto personale? Dove si concretizza il fatto personale? Prego, sindaco. Non devi spiegare niente, non devi spiegare niente. Il problema è un altro. Qui stiamo ancora all'ABC dell'amministrazione e della politica, perché non conosciamo la differenza. Non conosciamo la differenza. Non conosciamo la differenza. Prego, sindaco. Non conosciamo la differenza di una procedura rispetto ad una procedura concorsuale. Il momento. Scusi, sindaco, se dobbiamo andare avanti così non ha senso. Allora, sospendiamo un attimo, vi calmate un attimo. Capisco che probabilmente. Oh, sindaco! Io sto esplicitando. Ma sconverti! Consigliere Convertino! Seduta sospesa! Capisco che probabilmente. Quando vi calmate riprendiamo.